sono sempre qui nella mia cameretta che vi parlo. Oggi non è successo niente di troppo diverso da ieri e dal giorno prima, quindi ho deciso di non filmare nulla e di fare direttamente questa parte un po' più parlata, perché ho voglia di raccontarvi qualcosa. Allora, intanto stamattina quando siamo andati a scuola siamo passati in un prato, perché io ho deciso di fidarmi di quello che diceva il bambino, e abbiamo ottenuto delle scarpe bagnate. Quindi dopo essere tornata a casa e essermi un attimo asciugata i piedi, che erano diventati come ghiaccioli, sono uscita e sono andata a fare un giro per la via principale, perché stasera ai bambini preparerò la pizza, mentre io e la mamma mangeremo le samosa. Solo che il negozio di samosa non sapevo dove fosse, quindi ho perso un po' di tempo per riuscire a trovarlo e fortunatamente ce l'ho fatta. Piccola postilla per chi non sapesse cosa sono le samosa. Le samosa sono diventate il mio nuovo piatto indiano preferito. Praticamente sono delle piramidi di pasta fillo o simil pasta sfoglia, che sono ripiene o di pollo e di altre cose, oppure ci sono anche vegetariane, che sono quelle che prendiamo noi stasera, che sono ripiene di patate spappolate, piselli, cipolle, spezie indiane e altre cose non ben definite. Sono fritte e sono diventate veramente una droga per me, le mangerei continuamente, però mi do un contegno. E dopo essere riuscita ad andare qui, sono andata in un posto che mi è stato consigliato dalla mamma, che si chiama Aldi. Praticamente tale Aldi è un simil Lidl, quindi hanno dei prezzi stracciati e si trova di tutto. Infatti mi sono fatta prendere un attimo la mano e ho preso un sacco di cose che non ho mai trovato in Italia. Adesso sembra che io spenda tutti i miei soldi e sembra che io compri solo cibo, però per me è strano, perché io sto vedendo cose che vedevo solamente nei video stranieri. Trovarmele davanti mi invoglia proprio a comprarle. Quindi adesso vi faccio vedere cosa ho comprato lì e vi dico quanto ho speso, e poi vi racconto altre due cose. Allora, ho preso intanto questo libro che è pieno di sudoku, perché così almeno ammazzo il tempo e alleno la mente. Nulla è al caso. E l'ho pagato 2 pound e 50. Poi ho preso queste nel reparto delle cose fresche, delle porzioni takeaway. Ho preso questo barattolino con gli edamame e una salsa, non so, è una salsa edamame and sugar snap peas with spinach and soy and ginger dressing. Ok, una salsa di zenzero, che sarebbero i takeaway proteici, monoporzioni proteiche. Solo che oggi ai bimbi gli faccio i noodle e ce n'è per 3. Quindi io me li mangerò domani, i noodle, con queste, per fare un po' piatto orientaleggiante. Poi penso che ci aggiungerò anche dei funghi, delle zucchine, delle carote, non lo so, ci devo pensare. Poi ho preso 2 mozzarelle per fare la pizza appunto ai bimbi stasera. Ho preso le raw cacao nibs al modico prezzo di 1,89 pound, perché a parte che le amo follemente, sono amarissime, è cioccolato 100%, fava di cacao. Per 100 grammi hanno 54 grammi di grassi, 15 di carboidrati e 13 di proteine, ma non me ne frega proprio nulla. Queste aggiunte allo yogurt sono fantastiche, o anche al porridge, perché non si sciolgono rispetto al porridge, sì, rispetto al cioccolato normale. Sempre per rimanere sull'andazzo cioccolato, ho preso del cioccolato che mi è stato consigliato contro la tristezza, perché fa bene, è consigliato perché tira sul morale e poi è molto buono. Solo che ho sbagliato, pensavo fosse una slerfa di cioccolato da 125 grammi e invece sono 5 barrettine così da 25, e ne ho già mangiata una, infatti sono molto raggiante adesso.
Poi ho preso questi che me li voglio mangiare oggi, che non li ho mai trovati, che sono gli spaghetti di zucchine, la zucchina spiralizzata. E c'erano anche le fatti di butterscotch, che penso sia zucca, e di carota. La prossima volta prenderò qualcos'altro, o la carota o la zucca, adesso vedo. Poi ho preso questo tris di hummus perché era troppo carino. Sono gli hummus monoporzione. Uno è classico, uno è con il limone e il coriandolo e uno con i peperoni. Ma li ho presi perché sono fatti benissimo. Dentro ci sono ceci, acqua, tahina, un po' d'olio, succo di limone e sale. Basta, fatti, benissimo, fantastici, monoporzione, e sono a posto. Poi ho preso questi falafel, perché io non resisto a queste cavolate, mi dispiace. Perdonatemi por mi vida loca, ma... perché anche questi comunque sia sono fatti abbastanza bene, e sono già pronti, si possono mangiare crudi o cotti, e siccome sono 9... penso che ci mangerò 3 volte, quindi me li congelerò anche. Avevo pensato di mangiare questi, 3 di questi, un hummus dentro un wrap, quindi fare praticamente una sorta di wrap vegetariano. Secondo me viene buonissimo. E poi, chicca finale che mi ha lasciato scioccata, ho trovato la granola proteica. È fantastica, c'era sia così che con il miele e i semini, che con i cranberry, le albicocche e degli altri semini che ora non ricordo. Io ho preferito prendere questa perché mi piace i semi di girasole e il miele. Questa, a parte che è fatta abbastanza bene come ingredienti, ha per 100 grammi 17 grammi di grassi, 49 di carboidrati e 26 di proteine. Attenzione! Questa non l'ho mai trovata in Italia, ero troppo curiosa e quindi ho dovuto prenderla. E poi ho ripreso un'altra di queste barrette fantastiche perché era in offerta. Sapevo che era in offerta e ne ho presa un'altra. Perché sono praticamente... pensavo di aver sbagliato, invece è stata una scoperta fantastica. Sono delle barrette totalmente raw vegan, con pochissimi ingredienti, tutti naturali, che hanno la consistenza e il sapore di un brownie. Cioè, sono fantastiche, sono proprio, non lo so, ti si sfanno in bocca, ti lasciano questo retrogusto di cioccolato, ma forte. I datteri in uvetta non si sentono nemmeno, sono veramente fantastiche. Bene, per un totale di 12 pound e 71 centesimi, inclusa la borsa, perché qui si pagano le borse. Una borsa grossa ho preso. Basta. Allora, mentre pulisco i funghi, vi racconto ciò che vi volevo raccontare. Quindi, praticamente vi volevo dire che oggi sto molto, molto meglio. Sono molto più positiva, sono molto più allegra, non so se è stato il cioccolato o cosa, però va bene così, me la prendo buona. Diciamo che mi rendo conto che da quando io e la mamma abbiamo iniziato a parlare un po' di più, io sono molto più contenta. Cioè, mi fa proprio piacere il fatto che lei mi parli e inizi a fidarsi di me e mi chieda le cose, mi chiede i pareri, scherziamo, ridiamo. Cioè, sono proprio contenta di questa cosa, perché era proprio il rapporto umano che mi mancava fondamentalmente. Io sono sempre stata una persona che con mia mamma, ma con tutti, ho sempre parlato tanto, ho sempre interagito. Per me non parlare, stare zitta, è fonte di stress. Quindi il fatto che adesso stiamo diventando amiche, che ci chiediamo i favori a vicenda, che lei mi chiede una mano, cioè per me è importante. Mi ha detto che sono diversa dall'altro per perché comunque sia faccio le cose, nel senso, io se posso do sempre una mano, faccio le pulizie, perché comunque lei lavora, cerco di togliergli più pesi possibile, in modo che quando torna a casa prepari solamente da mangiare e basta. Insomma, gli faccio le pulizie, gli faccio babysitting se me lo chiede, per me non è un problema. Infatti domani lei ha un compleanno e io vado al cinema con i bimbi, li tengo tutto il giorno.
Cioè, io lo faccio anche volentieri. Il fatto che comunque sia lei mi dia la responsabilità dei bambini mi fa sentire molto matura. Veramente, perché non so come spiegarlo, ma per me è veramente importante. Mi sento una persona diversa da quando, in questi due giorni, da quando comunque sia sto iniziando ad avere dei rapporti con lei. Per me è veramente, proprio veramente bello. Sono proprio contenta, basta. In realtà penso che il fatto che comunque sia adesso riusciamo a parlare sia dovuto anche al fatto che bene o male un pochino sto ingranando, sto entrando anche nella lingua, qualche frase riesco a spiccicarla, inizio a capire un po' di più, quindi è normale che anche lei provi di più a parlare con me se vede che io rispondo. È una cosa bellissima, finalmente si sta creando quel feeling che mi serve, che mi serve per andare avanti, che mi serve per sentirmi realizzata, per sentire che sto riuscendo a fare quello che voglio, cioè sto riuscendo a diventare una donna matura, a gestirmi da sola, ad avere responsabilità. Per me è una cosa sconvolgente.